Questo video tutorial riguarda i radiocomandi 595TX100, 596TX100 e 596TX500, associati ai moduli radio 596REU00, oppure ai motori versione RX3 ed RXE3. Questi radiocomandi non sono compatibili né con motori RX di vecchia generazione né con motori RX2 ed RXE. Innanzitutto occorre memorizzare il primo radiocomando seguendo le apposite istruzioni in base al motore di cui si dispone. A tal proposito vi sono anche i relativi video tutorial. Successivamente, in base ai radiocomandi acquistati, è possibile effettuare diverse operazioni. Per aggiungere un nuovo radiocomando occorre clonare quello già funzionante. Se i due radiocomandi sono entrambi ad un canale, codice 595TX100, procedere come segue. Premere brevemente il pulsante PROG nascosto sul retro. Subito dopo la tapparella fa un doppio movimento. Premere il pulsante STOP del nuovo radiocomando. La tapparella fa un altro movimento. Finito. Con il radiocomando 596TX100 la procedura è identica. Cambia che il pulsante PROG è dentro il vano batteria. Poi premere STOP sul nuovo radiocomando da memorizzare. Per eliminare un radiocomando appena memorizzato, premere brevemente PROG sul primo e, dopo il movimento doppio della tapparella, premere DISCESA sul secondo già funzionante. La tapparella farà un altro movimento. Ora quel telecomando non funzionerà più. Per copiare dei singoli radiocomandi già funzionanti 595TX100 all'interno di un radiocomando multicanale, occorre selezionare prima il canale desiderato sul radiocomando multicanale, ad esempio 1. Portarsi davanti alla finestra 1. Poi premere brevemente PROG sul retro del radiocomando singolo già funzionante abbinato a quella finestra. Dopo che la tapparella ha fatto un movimento, premere STOP sul multicanale. Passare poi alla finestra 2. Selezionare sul display il canale 2 e procedere con il secondo radiocomando già funzionante premendo brevemente PROG. Poi premere sul multicanale STOP. Dopo aver memorizzato diversi canali, è possibile, tramite l'ultimo canale con la scritta SE, dare un comando generale avviando tutti i motori in sequenza. Se i radiocomandi singoli fossero modello 596TX100, la procedura è identica con la differenza che il pulsante PROG è all'interno del vano batteria. Copiare diversi radiocomandi monocanale su un monocanale. Per copiare dei singoli radiocomandi già funzionanti 595TX100 all'interno di un altro radiocomando monocanale, per usare questo come generale, basta portarsi davanti alla finestra 1, premere brevemente PROG sul retro del radiocomando singolo già funzionante e, quando la tapparella fa un movimento, premere STOP sul nuovo radiocomando. Passare poi alla finestra 2. Procedere con il secondo radiocomando già funzionante premendo brevemente PROG e poi premere di nuovo su quello generale il pulsante STOP. E così via, finestra dopo finestra. Al termine si avrà un radiocomando monocanale che comanderà contemporaneamente diverse finestre memorizzate. Se i radiocomandi singoli fossero modello 596TX100, la procedura è identica, con la differenza che il pulsante PROG è all'interno del vano batteria.